Pronto. Houston. Houston, abbiamo un problema. Abbiamo finito le batterie. Ah, sì, la vista da lassù, la poppa, la prua, a Houston non abbiamo problema. È evidente che quando uno passa dalla notte vede, si accende tutto sotto, siamo dappertutto come esseri umani, abbiamo veramente preso controllo di questo pianeta e non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Tra l'altro una cosa interessante, se non si vedono i confini singoli, ce n'è un paio che si vedono, perché sono di notte specialmente, ma diciamo che non si vedono i confini singoli, c'è un confine importante che si vede, quando passi tra il giorno e la notte, ed è una... È un... Houston, bravo. Oh, senti qualche roba. Dunque, dove eravamo arrivati un'altra volta? Il confine visibile. No, ma dove... Ah, ecco dove ero arrivato al fatto che nel passaggio dal giorno alla notte, tra l'altro, che qua noi siamo abituati qua che comincia a diventare un pochettino buio, poi il sole tramonta, poi ci vuole, diciamo, un'ora e mezza a passare dal giorno alla notte. Ma il giorno vero pieno, diciamo, a mezzogiorno, la notte vera a mezzanotte, no? Sono 12 ore di differenza. Nello spazio la sensazione giorno pieno, notte piena, si fa in circa 7 secondi, 8 secondi. Cioè in 7 secondi passi dal sole a picco d'agosto alla notte più buia senza niente. Quindi è una cosa molto forte e in questi, in qualche minuto, il sole sostanzialmente tira fuori l'atmosfera. Tira fuori l'atmosfera, si vede questa piccola cosa di atmosfera sopra, buio sotto, e lì capisci che questo è un sistema piuttosto delicato, piuttosto in equilibrio. Questa atmosferina lì che sembra la nebbiolina in Valpadana, no? Che sembra che se tu dalla stazione fai soffio un pochettino forte e vola via. Ecco, questa roba qua è l'unico confine vero che separa noi dalla Terra, dal resto del vuoto dell'universo. Se non ci fosse, saremmo come la Luna, cioè niente, bucati dai meteoriti, cioè non saremmo qua. A noi questa atmosfera ci permette di essere qua, ci permette di godere di queste giornate, ci permette così. Nella stazione, senza l'atmosfera, se sei al sole per 40-50 minuti, sei a 150 gradi, centigradi, perché il sole picchia, ti brucia. Siccome vai all'ombra, vai a meno 100, meno 150 gradi, quindi c'è una discussione termica incredibile, perché non c'è l'atmosfera che bilancia queste cose. Per esempio, radiazioni, c'è tutta una serie di cose. Il cielo nello spazio non è blu, ma è nero. È nero perché il blu ci viene dato dall'atmosfera. Quindi c'è tutta una serie di cose. Chiudo dicendo queste due cose: l'assenza della forza di gravità, la capacità di guardare la Terra diversa e quindi di esplorare, perché adesso siamo attorno alla Terra ma dovremo andare a conoscere il resto, è essenziale per noi come esseri umani. Noi abbiamo questo motore all'interno nostro che è una sete di conoscenza. Cosa diceva Dante? Vabbè, diceva che l'esplorazione è la conoscenza, cioè sostanzialmente noi siamo programmati per conoscere quello che ci sta attorno, volenti o nolenti, che lo facciamo, che non lo facciamo, noi siamo programmati a fare così. Ormai io ho un bambino di 5 anni e se lo porto da qualche parte devo dire: Max, mi raccomando, non saltare, non correre, non aprire i cassetti, non tirare fuori le cose, non fare questo, non fare quello. Mi guarda e mi fa e poi arrivi 30 secondi dopo, cosa sta facendo? Esattamente così, che deve conoscere quello che gli sta e non può fare a meno di farlo. E lo stesso siete voi. Quanti di voi ragazzi hanno fatto negli ultimi 2 giorni una cosa che i genitori gli hanno detto di non fare? Tutti. Io ho fatto sempre bravissimo. Cioè, se c'è qualcosa che ti dicono i genitori di non fare, che è pericoloso, che non ha senso, e tu lo fai lo stesso. E tra l'altro questo è paradossale, è la ragione per cui si riescono a fare le cose impossibili, perché se per educazione uno ti dice quella cosa è impossibile e tu non la fai, non la farà mai nessuno,
E invece ci sono i cretini, cioè ci sono la gente normale che dice: è possibile, io ci provo lo stesso. E ogni tanto qualcuno muore, ogni tanto qualcuno riesce a fare le cose che non si possono fare. Cioè io mi domando, ma come hanno fatto a capire che se mangio quella foglia di quell'albero lì mi passa un mal di testa, se mangio quella di quell'altra muoio? Cioè come qualcuno avrà mangiato la foglia dell'albero, qualcuno ha detto ma io ci provo lo stesso, e è rimasto così, no? Come fanno a sapere queste cose? È così perché qualcuno prova, e i sogni impossibili sostanzialmente non esistono, anche quelli impossibili, quelli che non si possono fare, e c'è sempre qualcuno che si sveglia la mattina che nonostante gli dicono impossibile, nonostante si sveglia e li fa. E questo è il progresso, è la ricerca, è quello che facciamo sostanzialmente, andare nello spazio è fuori dubbio, fa parte di questa cosa. Quindi, tornando, chiudendo questa cosa qua, grazie per aver da un lato celebrato quello che è stato fatto negli anni, è una testimonianza di quello che è stato fatto, è bello rivedere partendo dai primi veicoli, vedere questi razzi, questo pulso, come si chiama? Pulso reattore, vedere queste cose così per arrivare poi fino alla stazione spaziale di oggi, e quindi è bello, è grazie, è interessante, è importante, e questo dà l'idea sostanzialmente che le cose impossibili non esistono. Vi dico che bisogna sempre sognare una cosa impossibile, poi svegliarsi e darsi da fare, perché anche le cose impossibili ogni tanto succedono. Domande? Abbiamo tempo? Come funziona? 10 minuti. Ma quanto ho parlato? Va bene, domande?